Bene, questa nuova puntata ci vedrà ehm, ancora proseguire il nostro splendido viaggio dentro il grande mistero della vita di fusione con il Divino Volere, esperienza molto bella, molto entusiasmante <coughs> e anche molto mm, trasformante con la nostra vita. Ricordiamo sempre, questo come piccola introduzione... che eh, quando si parla di fusione si parla evidentemente <coughs> di due eh, soggetti eh, che rapporti molto profondi e intimi di amore l'uno nei confronti dell'altro. Ecco, quindi, questo non, non dobbiamo mai perderlo di vista, che la vita nella divina volontà è una vita di fusione, è fondamentalmente, vita di amore. Oggi è la <coughs> ricorrenza liturgica di Santa Teresa di Gesù Bambino, già durante questa. La messa di questa sera ricordavo come <coughs> e la testimonianza, la vita, la via di Santa Teresa di Gesù Bambino, quella via che le ha procurato il titolo di dottore della Chiesa è stata una via tutta quanta improntata, scommessa, ecco, orientata, fondata su un amore talmente grande a Gesù. Ecco da spingere questa ragazza a definirsi il giocattolo di Gesù puoi fare di me qualunque cosa tu voglia e il modello di questo è come un bambino tratta i suoi giocattoli che se ci vuole giocare ci gioca quando gli va li prende quando non gli va li mette da parte e questo è il suo modo di, di, di fare e di trattare e così fai tu con me Ecco, quindi questo è lo stile diciamo così, eh, di Santa Teresina Altro ecco, non, non del tutto, ma contemporanea almeno in parte di Luisa. Perché quando Luisa cominciava a scrivere, eh, Santa Teresa di Gesù Bambino che deve essere morta, credo nel 1904, se non vado errato, perché era del 1800, morta giovanissima, morta a 24 anni. Bene, andiamo direttamente oggi a. a ai nuovi brani siamo sempre nel volume dodicesimo eh, questa è la quattordicesima puntata eh, di questo ciclo di catechesi siamo ancora nel volume dodicesimo oggi cominciamo la lettura dal 3 settembre del 1919 un brano abbastanza breve per cui forse questa sera riusciremo a meditarne insieme eh, due stavo lamentandomi col mio dolce gesù del mio povero stato e come sono rimasto sta un essere inutile che non faccio nessun bene quindi a che pro la mia vita ed il mio amabile Gesù mi ha detto figlia mia il pro della tua vita lo so io ne spetta a te investigarlo ma sappi però che il solo fonderti in me tutti i giorni e parecchie volte al giorno serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni perché solo chi entra in me e prende il principio da me di tutto ciò che fa può equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto. Può equilibrare da parte delle creature la gloria del Padre, di tutti e di tutto, perché stando in me un principio eterno, una volontà eterna, potete equilibrare tutto, soddisfazione. Riparazione e gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti, sicché come tu entri in me, viene a rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della Maestà Eterna. E ti par poco ciò? So, non senti tu stessa che non ne puoi fare a meno e che io non ti lascio. Se prima non ti vedo fonderti in tutte le mie singole parti per ricevere da te l'equilibrio di tutte le riparazioni, sostituendoti a nome di tutta l'umana famiglia, cerca per, è da te per cerca per quanto è da te di ripararmi per tutto. Se sapessi quanto bene ne riceve il mondo, quando in un'anima senza l'ombra dell'interesse personale, ma solo per il mio amore, si eleva tra il cielo e la terra unita con me ed equilibra le riparazioni di tutti. Guardate che ingrandisco un po' il testo perché sto facendo un po' di difficoltà nella lettura, quindi poi leggere malamente certamente non aiuta a seguire. No, questo è un brano molto bello, come, come sempre. Alcuni aspetti molto molto importanti, ecco, il primo sicuramente può valere per tutti noi. Ecco, Luisa si lamenta e dice, ma... Povera me, sono un essere un inutile che non faccio un, nessun bene. Dice. Che campo ha fa? E dice, a che pro la mia vita? Ecco. <ride> ecco, questi pensieri larvatamente depressivi, insomma, che ci possono prendere, insomma, ogni tanto. No? E... Gesù dà una grande risposta. Dice, figlia mia, il pro della tua vita lo so io, ne aspetta a te investigare. Il che Gesù insomma non dà soltanto una risposta intelligente per stroncare diciamo, questi pensieri eh, negativi e inutili, ma dice anche una cosa molto molto importante, cioè, e ce la dice a tutti: noi non conosciamo profondamente il senso, la funzione, lo scopo della nostra vita oggi. In questo tempo in cui stiamo vivendo, e nel contesto dei divini voleri, e nel contesto anche dell'ordine del cosmo, cioè mh, teniamo presente una cosa, mh, fa parte del mistero della divina volontà, questo ricordiamolo, è eh, proprio di essere nati in un certo contesto storico. Cioè, eh, noi siamo, stiamo, stiamo vivendo chi sta ascoltando questa. E queste parole in diretta e in indifferita stiamo vivendo nel 2019, abbiamo certamente una data di nascita inferiore a 100 anni fa. E come mai siamo vissuti nel, 19, nel 2019 e non nel medioevo, e non ai tempi del, dell'impero romano o ai tempi di Platone e Aristotele in Grecia? Perché? O contemporanei di, 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 di Gesù, come qualcuno magari desidererebbe e sognerebbe di vederlo vivo per le strade di, di Galilea. Guardate che noi, noi non lo sappiamo, ma certamente un perché c'è. E il perché è che la, è quello che il Signore vuole fare con me e con te, il progetto, il disegno che ha con me e con te, deve compiersi in questo determinato momento storico. Negli ambienti che io frequenterò a contatto con le persone che incontrerò, queste e non altre. Tutte queste cose noi ora le ignoriamo. Allora, questo ve lo dico, no? perché nella Divina Volontà si imparano tante cose, si acquisiscono tante conoscenze, ma si impara anche che molte cose non le sappiamo, non si possono conoscere. E che è volontà di Dio proprio che noi non le conosciamo perché altrimenti ce le direbbe, d'accordo? Quello che è necessario conoscere e sapere, Dio ce lo dice, quello che non è necessario conoscere o sapere, o addirittura sarebbe controproducente, Dio non ce lo fa conoscere e non ce lo dice, ecco, questo è il eh, è un punto fondamentale da imparare. Per cui tante domande che ci sono, che ci facciamo, sono domande inutili e a cui risposta non c'è. La semplificazione grande, sappiamo che la vita nella divina volontà è vita fondamentalmente semplice. Semplice vuol dire non complicata tra le altre cose. cioè. Ricalibrata sull'essenziale tante domande. No, cioè, eh, specialmente quelle specifiche contingenti perché noi possiamo sapere alcune cose in generale, ma le risposte ai problemi contingenti e perché particolari, noi possiamo sapere perché le, le si possono sapere soltanto se Dio fa una rivelazione particolare e straordinaria, io non posso sapere. Perché, per esempio, un mese fa ho sofferto questa croce e questa prova. Non lo so. Cosa è essenziale sapere? Che quando arriva una prova io dico, fiat voluntas tua che credo fermamente che quella cosa sarà permessa o voluta da Dio per il mio bene e per il bene di molti che io non conosco, e... e che insieme, come scrive San Paolo, alla tribolazione ci viene data anche la grazia e la forza necessaria per vivere e superarla da cristiani. Punto. Sapere altro, non soltanto che non serve, ma Dio non vuole che si sappia altro. Se no ci metterebbe niente a mandarmi un angioletto dal cerco, oppure qualche, 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 che ne so, chi, chi qualcuno, a dirmi, "Leonà, guarda che stai soffrendo per questo motivo. Quindi, metta dell'anima in pace, sii contento, tranquillo, ma non me lo dice. E non lo dice perché questo certamente c'è delle buone ragioni per non dirlo. Perché questo vanificherebbe tutta quanta una serie di atti virtuosi che io o tu, evidentemente Lio è impersonale, potremmo compiere in quella certa situazione in cui ci troviamo. Immaginiamo che Gesù venisse a dire: Senti, ti ho mandato sta croce, però se tu fai il bravo, me la offri bene, saranno convertite 20 persone. E andranno in paradiso grazie a questa sofferenza che tu hai sofferto. Scusate, c'è qualcuno di noi che se avesse la certezza di una cosa di questo, anche se ci fosse tanto da, da soffrire, no? Immaginiamo la gloria che andremo in paradiso, cioè diventerebbe cioè, va, 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 tranquillo, va bene, dai, tanto tanto finirà, facciamola sta cosa, no? Ma invece, non saperla, questa cosa qui, qui dice ma chi lo sa. Ma stavo tanto bene a modo di da dare a me sta tegola, di a me sta croce perché è venuta? Eh, quindi. Allora, se io non so la motivazione, dovrò fare un atto di fede, di abbandono. Eh, capite quanti atti di virtù che posso esercitare? Dio sa perché, Dio mi darà la forza, Dio ne trarà fuori il bene. Io non lo so, ma sicuramente c'è un senso. Eh, capite? È tantissima roba, questa è tanta roba che mi fa diventare più santo adesso, mi fa crescere tantissimo in grazia adesso e mi procurerà una quantità sterminata di gloria in cielo. Se questo mi fosse tolto dalla conoscenza perfetta, tutte queste cose non ce le potrei avere. Allora, dentro la divina volontà, si impara eh, tra le tante cose eh, che eh, Dio sa quello che fa. E noi non sappiamo quasi nulla di quello che lui fa. D'accordo? Ecco. E Dunque, proseguiamo il, il, il commento. Quindi, punto primo: quindi, non spetta a te investigare. Ci sono molte cose che noi non dobbiamo investigare. Nella divina volontà si impara a non fare tante domande a Dio, non farle proprio, specialmente le domande di curiosità. Che la curiosità al cielo non piace. Sappi però: ecco la cosa importante. Non ti preoccupare di che cosa campi a fare, lo so io. Perché stai campando adesso, perché stai vivendo queste cose, eccetera. Sappi una cosa però: questa è la radice, nostro Signore. Che il solo fonderti in me tutti i giorni o parecchie volte al giorno. Allora, dando anche qualche piccola istruzione pratico operativa, cioè eh, perché questa cosa non rimanga campata in aria, eh, esiste un atto di fusione esteso che a mio avviso, come l'atto preventivo per chi vive in questo mondo, è da compiere quotidianamente. Eh, poi ci sono i piccoli atti di fusione quotidiana, che sono un po' come gli atti attuali. Che più ne facciamo, è meglio è, ma quello bisogna farlo quindi quando Giovanni dice quando ti fondi con me tutti i giorni o parecchie volte al giorno, meglio ancora, ecco quindi lo dice a lei, lo dice a noi. A che cosa serve questo? A mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni. Il concetto di riparazione. Che non è un concetto uscito fuori con Luisa Piccarreta, è eh? d'accordo. Questo è un concetto molto antico nella teologia. Oggi questa parola non piace alla mentalità dominante purtroppo anche di certa parte della teologia. Viene considerata tra le tante cose obsolete, come dire antiquate espressione di spiritualità vecchie, qualcuno dice di, di concetti teologici vecchi, superati, ecco. Allora, la divina volontà è ordine, d'accordo? Ogni peccato commesso dagli esseri umani squilibra un ordine assolutamente divino. E quell'equilibrio va ricostituito. E ciò che ricostituisce l'equilibrio violato dal peccato è la riparazione: perché il motivo per cui Gesù ha sofferto così tanto, e non soltanto durante la passione, era proprio questo. Noi questo non ce lo mettiamo bene in testa, perché siamo sempre molto furbi, perché il nostro inconscio, quando comincia ad affrontare certi cioè capisce subito che se io approfondisco questa cosa poi mi tocca farle pure a me qualche riparazione e siccome nessuno di noi gli va di farle preferisce bypassare il problema ma il problema si può bypassare non si può non si può il disordine causato dal male deve essere riparato perché è un fatto oggettivo cioè noi dobbiamo pensare al mistero del male, cioè se io ragazzi, prendo un una mazza, d'accordo, entro dentro una casa e spacco la caldaia, la spaccata. La caldaia non funziona se qualcuno non la ripara, chiaro? Ah, no, 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 ma non bisogna ripararla perché Dio che misericordioso ti perdona del fatto che hai preso il martello e l'hai spaccata? è certo che ti perdona se tu gli chiedi scusa che hai spaccato la caldaia ma la caldaia rotta rimane chi la ripara? non è che si ripara da sola quella lì d'accordo? O, o che basta chiedere perdono e magicamente la caldaia si ripara no, non si ripara chi la ripara quella lì? dovrà venire qualcuno a far lavoro e il lavoro c'è un costo chiaro? Ogni volta che noi facciamo anche un pensiero cattivo, noi causiamo un danno nell'equilibrio e nell'ordine del cosmo, non soltanto a noi, ma anche fuori di noi, e quella cosa va riparata. Chiaro? Uno dei motivi per cui il nostro Signore, ringraziamo Dio, ha creato il purgatorio è che se non c'è dentro di noi questo riequilibrio generalizzato di tutto, la vista di Dio è impossibile, cioè. Diventa anche per un'anima separata, così come sarebbe per me adesso. Cioè, vedere Dio adesso io non lo potrei fare perché morirei: non ce la posso fare a sostenere una vista come, come la sua. Ci vogliono delle attrezzature. I dannati da un lato vorrebbero tantissimo vedere il Signore, ma dall'altro, se poco a poco lo scorgessero da lontano, ne resterebbero terrorizzati. Scapperebbero, non sarebbero. Dove a, non, non saprebbero dove andare a nascondersi perché è talmente tanta la indisposizione interiore che hanno verso questa esperienza che non la possono vivere. Allora, l'equilibrio. È chiaro che, capite, io povero essere umano, ma se facessi pure penitenza per tutta la vita, d'accordo, ammesso e non concesso che fossi buono a farlo, pensiamo, non lo so, un grande peccatore uno che ne fatte veramente tante io tempo fa facevo delle facevo delle, delle catechesi un po un po arzilli un po forti dove come dire, ho avuto l'idea non troppo prudente forse non so se lo rifarei adesso di mettere in giro di dire per esempio alcune pratiche penitenziali diffuse che davano i confessori per certi peccati quando eh, ah, anticamente, io l'ho letto con gli occhi miei durante gli studi di storia della, della liturgia. cioè Se tu leggi una cosa del genere, capito? Se per un rapporto prematrimoniale davano una penitenza che mo' non, non la ripeto, supponiamo che come purtroppo oggi succede, cioè ci sia uno che arriva a 50 anni, che ne ha fatte quanto è Carlo in Francia, che non sa manco di numerarli il numero dei, so, dei, dei rapporti che ha avuto, se sente una cosa del genere, deve, che fa? Dice. Ma se io anche facessi penitenza per tutta la vita, non mi basta, d'accordo? perché tutta la vita, cioè, se la penitenza fosse quella che, ha detto, che, che, hanno, che hanno detto a quei tempi, non c'è possibilità. Questo perché noi siamo dei poveri esseri umani. Eppure quell'equilibrio violato deve essere ripristinato. Ora Gesù non ha fatto altro durante la vita terrena, ma chi si fonde con lui, chi entra in lui, e prende il principio da me di tutto ciò che fa, spiega Gesù. Può equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto. Capite che compito grande che ha chi vive questo? Quale beneficio immenso che arreca? Tu c'è cioè, un povero peccatore che ne ha fatte canto e carla in Francia, che sì, certamente il Signore lo chiamerà a fare un po' di penitenza, cioè dovrà fare dei gesti, quantomeno diciamo simbolici ma qualcosa dovrà fare ma dove se va a mettere se ne ha fatte è Carlo in Francia eccolo dove, dove si va a mettere e questo perché stando in un principio eterno che sono io può equilibrare tutto come tutto equilibra io soddisfazione riparazione e gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti, sostituendosi a nome di tutta l'umana famiglia. E Gesù chiosa, commenta, poi passiamo al secondo brano, se sapessi quanto bene ne riceve il mondo quando un'anima senza l'ombra dell'interesse personale ma solo per mio amore si eleva tra il cielo e la terra ed unita con me equilibra le riparazioni di tutti. Questo è un atto che si fa per amore di Gesù. Primo perché Gesù. Desidera immensamente la salvezza di tutti. E facendo questo si concorre alla salvezza di tutti. E secondo perché si manifesta verso Gesù un amore personale e grande proprio verso di lui, e perché si prende a cuore ciò che a lui sta a cuore e perché anche si supplisce con questo gesto disinteressato, ecco in che senso c'è la soddisfazione di tanto disamore, indifferenza e disprezzo da parte di tante anime. Ora vediamo il secondo brano se abbiamo un pochino di tempo, 9 gennaio 1920. Stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno e portandomi innanzi alla Maestà Suprema dicevo, eterna Maestà, vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia, dal primo fino all'ultimo uomo, delle future, presenti e passate generazioni, ad adorarti profondamente. Ai tuoi piedi, Santissimi, voglio suggellare l'adorazione di tutti. Vengo a riconoscerti a nome di tutti, Creatore e Dominatore assoluto di tutto. Vengo ad amarti per tutti e per ciascuno. Vengo a ricambiarti in amore per tutti. Per ciascuna cosa creata, in cui tanto amore vi ho messo dentro che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore, ma io nel tuo volere trovo questo amore e volendo che il mio amore come gli altri atti siano completi, pieni e per tutti, perciò sono venuta nel tuo volere dove tutto è immenso ed eterno, e trovo amore per poterti amare per tutti. Quindi ti amo per ogni stella che hai creato, ti amo per quante gocce di luce e di intensità di calore che hai messo nel Sole poi ci torneremo. Questo è uno splendido atto di fusione con Gesù. Ecco da tenere presente. Proseguo la lettura perché adesso c'è il commento. Ora mentre ciò facevo, un pensiero mi ha detto: "Come va ed in che modo nostro Signore ha messo in ogni cosa creata fiumi di amore verso la creatura?". Ed una luce ha risposto al mio pensiero: "Certo, figlia mia, che in ogni cosa creata il mio amore si riversava a torrenti verso la creatura. Te lo dissi altrove, te lo confermo ora: che mentre il mio amore increato creava il sole, dimetteva oceani d'amore. Ed in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio, il passo, la mano, la bocca e tutto della creatura. Correva il mio amore, quasi ripercuotendole dolcemente l'occhio, la mano, il passo, la bocca, le dà il mio bacio eterno e le porge il mio amore. Alla luce corre insieme il calore, e ripercuotendola un po' più forte, e quasi impaziente dell'amore della creatura fino ad ardeggiarla, le ripeto più forte il mio ti amo eterno. E se il sole con la sua luce e calore feconda le piante, è il mio amore che corre alla nutrizione dell'uomo. E se ho disteso un cielo sul capo dell'uomo, tempestandolo di stelle, era il mio amore che, volendo allietare l'occhio dell'uomo anche la notte, gli diceva in ogni scintillia di stelle il mio ti amo. Sicché ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo. E se ciò non fosse, non aveva nessuno scopo la creazione, ed io non faccio nulla senza scopo. Tutto è stato fatto per l'uomo, ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore. Perciò, figlia mia, se vuoi lenire il mio dolore, vieni spesso nel mio volere e a nome di tutti dammi adorazione, amore, riconoscenza, ringraziamento e amore per tutti. Oh, allora, questo brano è un pochino distinto in, in, due, in due parti. Ecco, la, la prima è proprio un atto, un vero e proprio atto di fusione, che adesso lo andiamo a rileggere insieme, così comprendiamo. Ulteriormente questo ciclo di catechesi è dedicato alla, alla fusione nella divina volontà, che certamente dobbiamo imparare a conoscere, dobbiamo per quanto possibile cercare di comprendere, ma poi soprattutto dobbiamo cominciare a praticarla. Ecco, questo è un atto di fusione completo, lo, usiamo anche, lo uso anche a diverse veglie di, di preghiera, proprio come primo atto di introduzione alla veglia, diverse volte ho usato questo atto qui. Allora, eterna maestà, vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia, numero uno, dal primo fino all'ultimo uomo delle future, presenti e passate generazioni, ad adorarti profondamente. Quindi, questa operazione eh, si può agevolmente fare, questo credo che l'abbiamo già visto in più di qualche circostanza e in qualche puntata precedente, perché nella divina volontà a cui ci si fonde, quindi in cui si entra, tutto è presente in un solo istante e in un solo atto. Quindi basta entrare nella Divina Volontà per poter immediatamente raggiungere, ma questo in meno di un nanosecondo, eh, perché le misure sono molto molto piccole, vanno anche sui trilionesimi di picosecondo, insomma, quindi <ride> sono molto molto piccole. Ecco, e, e facendo questo lavoro cosa faccio? La porto tutta una famiglia per adorarti profondamente. E ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare le adorazioni di tutti. Attenzione, cioè quello che faccio è che attraverso la mia adorazione, che faccio arrivare a tutto il genere umano, tutti attraverso di me, unito e fuso con la tua volontà, ti adorano. Non solo ti adorano, ma vengo a riconoscerti a nome di tutti, creatore e dominatore assoluto di tutti. Dio, questo non dobbiamo dimenticarlo, è creatore, ma è anche chi. Creatore significa che è l'origine di tutto ciò che è. Signore, dominus in latino, significa che è il padrone, comanda lui, che è suo. Tutto quello che noi vediamo è tutta roba sua. È roba sua non soltanto perché lui l'ha creata, ma perché è immediatamente soggetta al suo volere. Non esiste neanche un atomo in tutto l'universo, ecco, né un'anima, né un diavolo, detto fra me e voi, che non sia immediatamente, completamente, totalmente soggetto ai voleri dell'Altissimo, tale che l'Altissimo potrebbe... Fare di qualunque atomo e di qualunque cosa tutto quello che vuole. Chiaro questo qui. Ora bisogna vedere quanti uomini riconoscono Dio creatore e dominatore di tutti e di tutti. Poi c'è un altro fatto da fare: è riconoscere Dio creatore e dominatore assoluto di tutto. È il nostro dovere, eh. E a questa riconoscenza spetta il culto di latria e di adorazione che si deve all'Altissimo e che glielo dobbiamo dare, eh? poi non basta questo. Dio ha diritto all'amore di ogni creatura intelligente che ha creato. Perché il primo comandamento, come lui stesso ci ha ricordato, è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Bene, adesso quanti, non dico osservano, ma cercano di osservare questo comandamento? Chi, ascol chi ascolta in diretto, chi ascolterà in deferita questa catechesi, pensi alle persone che hai intorno. Vede degli esempi di persone che fanno di tutto per amare Dio con tutto il cuore, metterlo al primo posto, farne la ragione della propria esistenza, questo senza voler giudicare, no? Però, insomma, da un punto di vista oggettivo, cioè se una persona non prega mai, non va mai in chiesa, eccetera, non è che mette Dio al primo posto, dice, ma sì, ma fa tante opere buone, per carità, faccia pure, insomma, no? E... E di ciascuno, però, buono non perderà certamente la, la ricompensa, ma non si può dire che metta Dio al primo posto. Attraverso quest'atto si va ad amare Dio per tutti e per ciascuno, e vengo a richiamarti e a intenzione in amore per tutti. Attenzione, eh. e per ciascuna cosa creata in cui tanto amore vi hai messo dentro che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore altra cosa queste sono le classiche cose che si imparano a fare nella divina volontà no? qui l'atto di fusione si, si fonde e si confonde a sua volta eh, con i giri allora eh, nella divina volontà si impara a conoscere e a riconoscere tutti gli infiniti ti amo che il Signore ci ha detto in tutto Gesù fa alcuni esempi, la luce del sole, il carole del sole, il cielo, le stelle, sono ti amo dell'Altissimo. Noi non ci pensiamo, no? Ma la perfezione del nostro corpo umano, il respiro, i sapori che sentiamo quando mangiamo. Anche momenti belli, momenti che, santamente belli di relax e di svago che viviamo in questo mondo, cosa sono? Sono ti amo dell'altissimo, sono veicoli del suo amore. Ed è talmente tanto ciò cioè, di cui siamo circondati che c'è questo paradosso: che da un lato mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore, e dall'altro. Non lo nota, non lo apprezza, non lo riconosce, non lo accoglie e soprattutto non ricambia quasi nessuno. E chi farà questo? Chi farà questo? In una delle prossime domeniche, eh, ho scritto in questi giorni che tra le tante cose che mi tocca fare eh, per un periodico cattolico scrivo l'omelia della domenica, quindi siamo sempre con due settimane d'anticipo in una delle prossime domeniche non credo la prossima che quell'altra per ancora ascolteremo nel Vangelo quell'episodio brutto bello e brutto di Gesù che guarisce dieci lebrosi e dopo di che questi se ne vanno tranquillamente in giro come se niente fosse senza manco dire grazie solo uno torna indietro a dire grazie cioè e meno male, insomma, scusa se è poco, cioè, guarire dalla, dalla lebra a quei tempi significava, cioè, re, cioè eh, niente, come se niente fosse. Figuriamoci, se non ringraziano neanche dinanzi a un miracolo così strepitoso, ma figura se va a ringraziare il Signore che la mattina ha aperto la finestra e ha visto sorgere il sole. Ma chi, chi, chi lo fa? Eppure questo bisogna farlo. E dove si trova un amore così grande da ripagare queste continue delicatezze d'amore che Dio Creatore ha sparso dappertutto? Soltanto nel suo stesso volere, perché un amore adeguato a tanto amore è soltanto un amore immenso ed eterno come quello divino. E quindi facendo questa operazione spirituale si va a prendere nella divina volontà questo stesso amore per ricambiarlo. Sono venuta nel tuo volere dove tutto è in mezzo all'eterno e trovo amore per poterti amare per tutti. Eh, io non potrei, cioè, come faccio io che sono un povero essere umano e, e è limitato a amare Dio per miliardi e miliardi di persone e amarlo con tutto come lui deve essere amato. Impossibile. E dentro questo orizzonte ti amo per ogni stella che hai creato. Ti amo per quante gocce di luce e intensità di colore che hai messo nel sole. E alla domanda: questo era un pensiero santo, come va e in che modo Nostro Signore ha messo in ogni cosa creata fiumi d'amore verso la creatura? La luce, cioè la voce di Dio, gli risponde: come no? Te lo confermo e come. A torrenti, non solo la messa, ma si riversa a torrenti. Pensate alla vita dell'uomo, che tra l'altro non si rende conto di queste cose? No? Ma certamente, quando andrà dall'altra parte, eh, se ne dovrà nuovamente, eh, per forza di cose, rendere conto e prendere coscienza. Cioè, un Dio che lo ha amato, che lo amava, che lo ama così tanto e che tutto si meriterebbe, e che invece nulla ha avuto e che è stato anche in tutto e per tutto misconosciuto. Cioè creando il sole Dio pensava a me e a te, perché senza sole qua la vita non ci potrebbe stare. Oceani d'amore. E in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio, il passo, la mano e tutta la creatura, correva il mio amore e quasi ripercutendole dolcemente l'occhio, la mano, il passo, la bocca, attenzione, le dà il mio bacio eterno e porge il mio amore. Cioè attraverso la luce del sole, Gesù ci sta dicendo, ci porta il suo bacio eterno. Ci dà il suo bacio eterno. Dici ma come? Dio ti ha mai baciato? Urca. Molto più spesso di quanto pensi. Ogni volta che un raggio di sole ha toccato la tua pelle, tu non te, lo, non te ne accorgi, ma dici un bacio di Dio. <ride> Ecco perché la vita nella divina volontà, ecco, oltre che farla certamente la, la divina volontà, ecco perché si dice io vivo nella, è imparare a conoscerla e a riconoscerla e soprattutto ad accoglierne. Non mi ricordo se in questa sede un altro mh, contesto recentemente io ho spiegato che la volontà non è altro che ciò che traduce in atto ciò che una persona è. Se Dio è amore, perché l'amore sia amante, amato, d'accordo? E amore operativo, ci deve essere una volontà, deve essere azionato, deve essere, eh, deve essere attivato. E da che cosa è? Da, da dove viene l'attivazione? Dalla volontà! Allora, la prima cosa da fare, perché molta gente oggi noi abbiamo l'idolatria del fare, cioè pensiamo subito a che cosa dobbiamo fare. No, no, no. Impara a conoscere e a riconoscere. Dopo farai. Renditi sensibile, attento al fatto che tu campi circondato dall'amore di Dio in tutto e per tutto. Questo tu lo devi riconoscere per, in forza, per giustizia, perché queste cose Dio le ha fatte e, e devi ricambiarle. Cioè, ogni uomo è assolutamente obbligato a titolo personale a ricambiarlo. Poi nella Divina Volontà si fanno questi voli e questi viaggi dove lo si ricambia anche per tutti. Insieme alla luce, il sole, c'è anche il calore. Non troppo, ecco, perché poi quando il calore è troppo, quando l'amore è troppo caliente. Se il Signore ci permette una battuta, eh, quindi io sono un pochino eh, per costituzione, oltremodo allergico al caldo. Sono un, ecco, un, un, un amico del freddo, ma questo non importa niente a nessuno, comunque quasi impaziente dell'amore della creatura fino a ardeggiarla, le ripeto più forte il mio tiamo eterno, con il calore del sole. E poi ancora la luce che corre insieme, e eh no, eh, il sole che con la sua luce feconda le piante. Addio cosa dice? Ti mando il sole perché feconda le piante, le piante produrranno la frutta e tu mangerai. Quando mangiamo, questo impariamo sempre a farlo: eh, il mangiare. Tra l'altro, da mangiare santamente, eh? Quindi mangiare santamente è mangiare con equilibrio anche qui. Non, non, ecco, I figli di Dio sono come dire, equilibrati nel mangiare, ecco, non perché devono essere come dire, statue seducenti, ecco, e, ma perché devono mantenere il corpo in salute il corpo di salute si mantiene anche attraverso un'alimentazione sana e moderata e basta però dentro questa sana e moderata oh, ci stanno una montagna di ottimi sapori diversi no che quando noi mangiamo li gustiamo quello è un amo di dio specifico particolare e quindi quando mangia un figlio della divina volontà sta continuamente accogliendo il ti amo di Gesù attraverso quella pietanza ricambiandolo con un grande grazie un grande ti amo per me e per tutti sempre quindi non fa soltanto la preghiera al Signore della Croce prima del pasto e l'aggiustificazione grazia dopo ma anche durante il pasto si ricorda di tutto questo è una vita bellissima guardate, questa cosa quando uno comincia a farla sicuramente è la cura da ogni depressione perché ti mette cioè è un moltiplicare a livello come dire, potenzialmente infinito, cioè senz'altro indefinito, una serie di pensieri belli, positivi, consolanti, oltre che belli. Ogni cosa creata, chiude Gesù, chiudiamo noi, porge il mio amore all'uomo. E se non ci fosse questo amore, non avrebbe scopo la creazione. Solo che Dio, a differenza di uno non fa niente senza scopo. Tutto è stato fatto per l'uomo. Questo la Chiesa l'ha sempre insegnata. L'uomo è il vertice della creazione tutto quello che è sotto di lui è tutto per lui. Ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore. Questo è il dramma che continuamente ricorre anche in questi scritti. Non è solo in questi scritti, questo è un tema tipico proprio della storia della spiritualità e della santità della mistica, anche cristiana, cattolica in particolare, di, di queste sofferenze di Gesù causate dal mal, dalla mancata accoglienza del suo amore e dal suo mancato ricambio da parte delle, delle creature. E perciò, dice a lui e dice a noi, se vuoi venire il mio dolore, vieni spesso nel mio molere e a nome di tutti. Nel modo in cui abbiamo appena visto, dammi adorazione, amore, riconoscenza e ringraziamento per tutto, noi invece ci diamo appuntamento se Dio vuole, <ride> e se gli si aiuta, alla prossima settimana. Ringraziamo il Signore. Ecco, per questa condivisione, ecco, io mh, confesso, insomma, che sono, faccio sempre molto volentieri perché. Sono il primo a, dar, a trarne immensi giovamenti. Anche a me fa molto bene rileggere con calma e, e quindi meditare, tirare fuori ecco, ad alta voce, ecco, tutte quante le cose belle che, di cui sono pregni e pieni questi benedetti scritti. Bene, vi benedico nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Se Dio vuole, alla prossima!